Vado col tempo finale, no? Però io, cioè, dobbiamo metterci in ordine prima. Sì, sì. Infatti. Embo già si può che state dietro, io tanto 10 fa. Sfodi. Sì, ma se non so l'ordine, non so chi devo arrivare. Bravo, è quello, esatto. Dite chi è. Allora, ah, ok, pensavo sapevo, sorry. Guarda, voci dopo da end tu, dove fu prima? Sto facendo il gesto, qua sono l'ultimo, oh, l'ultimo tempo. Quindi viene primo io, secondo Drago, terzo Pie, quarto Emilio, che quindi Gennaro, e poi tutti ritirati. Bello. E io? Come tu, tutti ritirati dietro Snake. Davanti a me, mi sembra. Sì, dopo Snake, Raffaele. Pie, sei uscito? Ok. Sì. Dove stai? È la prima curva. Ok, allora aspetto. Ti sto cercando di fare il filo veloce. Ma è inutile aspettare, abbia fuggito. No, perché poi lui deve fare meglio sempre del mio. Eh no, infatti. E io aggiungerò da te poi, mia? Sì. Io sono senza limitatore, sto andando, Vai, vai, sì, vai. Sì, sì, devi andare. Porca puttana. Sì, ma datevi un po' di distacco. Ma Raffaele? Sono in my box. Ehi, chef. E che ti immagia fa? Non sa che ti immagia fa. Ma lui è ritirato. No, vediamo. Lo so, però. Fallo zitto di. Fa un che fa urto. Però bene fare... ultimo, scusami. Andiamo a te. Devi stare... fai un giro. Esatto. Io devo aspettare a P allora. Tomma, tu chi devi aspettare? Io devo stare dietro. Dietro a Snake, sì. No. Non Snake. Sì, domenica. Ragazzi, orefice, dietro Orefice. Però sei ritirato prima. Ah, giusto, scusa. Poi dietro di me ci va Matteo. Mi si è spenta la macchina perché se c'ho la frizione tirata. Ma che cazzo? Allora, l'ultima curva, Puttana! Sì. Vabbè. Fermati dove c'è il traguardo, prima del traguardo. Sì, fermati dopo di me, perché... Appena ti vedo... Sono celeste. Non te lo piano, piano, rallenta, Pier, rallenta. Oh, io manco un giro di qualifica comandato, riusciamo a fare. Ma io manco riesco a capire qua. Dici, dopo Pier, vuoi giù io? No, tu... Pier, davanti a me ti devi mettere, Pier. Davanti alla scena. Io non ho capito perché vi siete complicati la vita. Sì, vado una... Mannaggia, perché vado formato. Ma che state combinando? Perché noi non dobbiamo, no, dobbiamo aspettare un tempo. Ma potevo già passare anche un po' guarda. Perché? Scusa, come facciamo? Ma non c'è, riferimento. Non c'è. No, Carmine. Ferma un attimo, ripetiamo. Usciamo tutti insieme e andiamo tutti insieme. Tutti insieme. Ma perché vi siete state sulla griglia, madonna. Rimanete lì fermi, rimanete lì. Oh. Non serve che uscite anche voi. Chi è sulla griglia allora, sta lì. A me, a me il tempo oggi me lo dà. Potreste anche già partire. No, non ci sta. Non ce l'hai il tempo. Non ce l'hai. Che esco dai box, diciamo parto di tempo. Quindi potrei già fare il tempo. Non te lo conta. Mo sì, perché esco dai box che ho già fatto un giro. Infatti ho tempo per anche il cronometro che cammina. Vai, passa. Occhio sul traguardo, qua. Io metto tutto. Mettete tutto quando in coppa la destra. Ma si fanno in gomma fredda così. Ma tu ma chi se ne frega? Neanche un quarto d'ora ci basta. A posto. Perché abbiamo dovuto complicarci la vita con la seconda casa? In no such. Non ho capito perché vi siete complicati la vita. Project Cast non permette di fare l'inversione di griglia. Hai ragione. Non è assetto a corsa che gli dici gara 2 inverti la griglia e lui in automatico ti inverte la griglia. Come nero stai? Comincio quasi tra poco il T2. Ma ci siete tutti sul traguardo? Manco io arrivo. Sto arrivando. Io posso davanti a me, quindi vai. Raffaele, sta attaccando. Raffaele! Tu, Carmine, vai, fai il giro più veloce che puoi. Poi sta attaccando a destra. Chi è macchina gialla? Chi è macchina gialla? Io, a sinistra. Perché? È perché mo passa Carmine... però Raffaele, tamponare. Che ma fai? Raffaele, che ma fa?
il scimidone, c'ha miseria. Scusa, basta cambiare, devi farti correre, è ancora all'interno. Non fare corse, Emilio. Sì, tu faccio. Uno da gara, uno io, questo da gara devo stare qua. Noi scivamo tutto quanto, no? Ah, agituri. E ci mettiamo manco a fare griglie, capito? E poi partivo. No. No, perché Utimbre non è per inizio, per tutti. Ognuno... Ok, vai, cara. A posto. Ok, chi deve partire? Io ho già fatto poi il tempo. Allora, poi... io è già partito. Mi pare, fare più chi è il prossimo Double Drago? Vai. Pi, vai, Pi, vai. Pi, devi fare 2.41. Devi fare 2.41, Pi. Cammina, Drago, non stare da me. Ho già fatto. Io 2.41. Chiede da me. Sì. C'è una parte. Che da mettere il limitatore. Su bots parte, mi so quando. Dopo Pi viene Emile. Dai, dovete partire e tutti poi Snake. Io alla fine metto il limitatore. Basta allora, che ci metti più di 2.41. È nato a Red Emil, ci stai, eh? Puoi partire. A posto, vai. È che io l'ho già fatto il tempo, quindi devo aspettare. Cioè, lo farei adesso il tempo. E allora aspetta. A posto. Matteo, che fine ha fatto? Oh, sono riuscito a farlo in testa. Grande. Vabbè, Matteo da fa urdum, quindi lo fa. Vabbè, Matteo non lo deve fare il tempo, semplicemente. No. Ehi, ehi, siamo incastrati. Ok. Però quando fai retro, guarda gli specchietti, per favore. Guardali. Animale, fa retro in gara. Ci penso, faccio 1.43. 1.43. Bannato a vita. Minchia, si può fare allora in terza, l'ho fatto sempre in seconda finora. Però ricordati che ci dobbiamo mettere più di 2 minuti, ecco, più di 2 minuti qua. So. Infatti sto cercando di uscire fuori pista, ma non ci riesco. Certo, Drake che ha fatto 40 secondi. Ero davanti a Carmine, mi ha preso il tempo, cosa devo fare io? Siamo lontani tra le macchie, così non ti dico più di... Esatto. Vabbè, PS è parcheggiato, quindi... No, PS è parcheggiato, faccio un po' di giri e giri. A quanto stai di tempo? Mi manca un minuto. Pio, però vai. Manca un minuto. Aspetta. Sono quasi arrivato. Sì, no, quanto stai? Quant'è il giro? Di tempo come sei messo? Vai, Pio, vai. 2 minuti. Ma spocca, io 2 minuti, frena, ok, vai. Frena, non basta. Mi mettete fretta. Quando vedi 2.40 passa il traguardo. 2.41 passa. 2.42. 2.42, boh. Io c'ho 2.41. Ah, ok. Di 40 secondi. Prendi all'improvviso, eh. Ma vai tranquillo. Estremo attenzione. Speriamo solo che ce lo dà il giro che. Oh! Niente, no, vai, non so, buh, non io chissà. Ah, qua c'è il ricordo, no? Vero? Cioè, e c'è solo l'elicottero. E ti fermi poco prima del traguardo, no? Booking, danzo. Quanto tempo manca? 1.41, posso andare, dai. Vai. Sto cercando le palle che entro tutta velocità. Quanto hai fatto? 2.50. 2.50, a posto. Raga, io ho fatto 2. Grazie, Pierre. 2.54 io 2.54, vai. Aspetta. A quanto sei, Gennaro? No, volevo vedere che belle coppe che hai. Devi far più di 2.54. A posto. Vai, Raf. A quanto ha fatto Gennaro? 3 precise, Raf. Oltre il 3, vai, oltre il 3. Mamma mia, stavo tagliando. 3.5 hai fatto. A posto. Poi chi serve più? Arrivo io. In base. E Matteo senza il giro. Con il magnifico tempo di 6 minuti e 10. Mo lo danno fuori dal 107%, non fanno per. Ma chi è che mi sei incazzato? Niente, non ho preso ruote. Dici solo io che ti investo, eh? Non ho più la ruota io. Ma Andrei, tu già hai fatto spettatore? Io sì, io faccio lo spettatore. Matteo, se puoi fare un tempo più di 3 minuti e 5. No, è proprio lui. Matteo, tu non devi girare. Balza anche però questa. No, Matteo, non ti vedi in testa. Esatto. Balzi. Perché non va il volante. No, con me non va il volante. Cambia USB.
fa. No, non ce la fa. Ormai hai un minuto e mezzo. No, no, ho già rinunciato. Questa categoria è poco strega. Cioè, ma secondo voi nelle Formule 1 le ruote sono attaccate così? Al motore? Con un cavo d'acciaio. Formula 1 sono legate con un cavo d'acciaio. Cazzo, mi sono fermato davanti all'ambulanza, che brutto spettacolo. Via. Andiamo via. E chi è questo che sto per... Io? Mi spostate dall'ambulanza, per favore. Che non mi posso muovere. Vabbè, ma avete le macchine indistruttibili. Vabbè, no. Dio, Tommaso mica troppo, però Carmine... Grazie. È diventato un monster truck. Ma davvero era un monster truck? Però ho tutte e due la sospensione di destra, notte, e il cofano a 22. Oh, Grave Trigger proprio, cioè, ti fa una pippa. A posto, noi ci siamo. Cazzo, gli specchietti in questa macchina, non ci avevo fatto caso. Ma non sono regolari. Arriva Snake. Raga, io ho fatto saltare la... Ma quello è un pezzo della mia macchina. Quando c'è il tempo d'attesa. Ok? Ho inizio già a startarla ora. No. Aspetta, il minuto e mezzo della gara. Ci sta? O parte subito? È prima per tutto, quindi penso che ci sta prima. Poi ti manda che non ti squalificava la... Oh, era infatti, in box, no? Andate in box, andate in box, in caso vi squalificate proprio. Ci attacca il motore. Ma sono trazione posteriore queste macchine? Sì, c'entra, sì. Ah, ecco perché voi con le ruote anteriori che mancano camminate, io no. Volevo chiedere. Tommaso è invisibile, chi è che esce? Sono in box io. Infatti sei invisibile. Ah, perfetto. Fatto scherzetto. No, state tutti dentro i box. E niente. Ho fatto scherzetto, No. State tutti dentro i box, sennò poi metti in altri 2 minuti e mezzo. Sì, alla fine sì, allunga. Guarda, escono tutti. Trollano. Guardali. Trollano. No, nessuno. Stanno tutti ai pit, no? Sono tutti ai box. Ma che bevete? Io vi vedo tutti ai box, vi vedo. Infatti. Carmine è primo con 2 minuti ed è fermo ai box. Poi ci sta Drake che è fermo ai box. Grazie. Piero è fermo ai box. Oh, ma domenica lo so. Domenico andrà a trombare. Vedo lui. Wi-Fi però. Wi-Fi. Ah, via. Saranno a mano e fan. Ah. In maniera virtuale. Però si box che stai facendo. Alleluia. Ottimo lavoro, prima posizione. Yeah, ultimo. Hai visto, sapere. Allora, falla partire. Siete pronti? Io faccio partire la live. Matteo? Ok, faccio partire la live. Matteo se n'è andato. Avevamo bisogno di un telecronista. Ah, infatti. Eccoci qua. Ci sono io dopo la prima curva. Eccoci qua. Bentornati con la gara 2 di Formula Rookie, sempre su Sonoma. Griglia invertita. Minuto e 38. Gennaro, stai attento. Gennaro, stai attento, mi raccomando. Gennaro, stai attento. Team Radio. Il nuovo titolo della live. Gennaro, stai attento. Oh, cazzo. Guarda puttana morte. Shai. ci siamo. Ci siamo. Manca solo la conferma. Vai, di Snake, partiamo. Eccolo. No, Dodge! Con macchine libre! Oh, chi è che sono porto? Grande partenza di Skirrel. Fra, ti sei addormentato? Grande! No, perché te la quarta, cazzo?
Sono interno, sono all'interno. No, e Carmine! Stesso errore di prima, io. Ed è secondo Skirrel, però è secondo Skirrel. Ho fatto una grande partenza, Tommaso. Io per evitare ho perso quattro posizioni, guarda un po'. No, ho fatto seconda, quarta. Io l'ho lentata proprio per sicurezza. Affanculo, sembo. Di cazzo, la partenza non serve un cazzo. No, infatti. Tommaso in seconda posizione sta tallonando a pochi secondi Drake, che in questo momento è preso dalla guida. 150, 100 metri alla staccata. Detto, Tommy si avvicina, anticipa troppo la curva, mentre Drake tenta di difendere la sua posizione. Andiamo a vedere nelle retrovie cosa sta succedendo. Il grande... Oh, abbiamo il grande Raffaele a pochi secondi. Madonna. O meglio, 8 decimi da Tommy. 3 appaiati. Tommy, Raffaele esce largo. No. Tutti in linea. Eccoli al tornante prima del rettilineo dei box. Oh, Tommy è primo, togliendo la posizione al Drake. Sto arrivando. Raffaele, c'è la luce accesa di un giorno. Vieni, scemo, vieni. Sovvonai. Vieni, scemo, vieni. Ma c'è un compagno del mare. Scemo più scemo. Raffaele ha perso qualche decimo e sbaglia la curva. Botta. Oh, ma chi combinò? Dai, cosa succede? Sto venendo, mongoloi. Adesso me la mestro. Occhio, Genna, occhio. La guida di Raffaele lascia molto a desiderare in questo momento. Non è ancora entrato in gara. Assetto di Carminuccio, the best. E io vado che ne chiamo, capi? Già, mi ci metto a fare l'ingegnere di macchine. Tommy sta guidando. Ma ci credi che io con l'assetto di Carmine vado bene su pioggia? No? Non so asciutto. Tommy, ma che se ho vinto l'assetto di Carmine in maniera tranquilla. Non so se ha cambiato poi. Mi ricordo. In testa alla gara per questo momento. Tallonato. Chi ci abbiamo dietro al secondo posto? Emilio ha quasi un secondo di distanza. È Snake. Dov'è Emilio? Ma che gara stai a guardare? Cambia canale, hai sbagliato canale. Mettici che Sport F1. Mamma mia, non dovete distrarmi tutto, però. Che mi stavo ammazzando. Non ridere Tommy, che sei in testa. Mamma mia, Snake, mi fa paura, ho paura io. Tempi. Abbiamo Skirrel in 1.47, Snake a 1.45, Drake 1.49, Raffaele 1.55, lontanissimo, il peggiore per il momento, come tempi, Carmine 1.47, Piero 1.48, Emilio 2.11, si è perso? Ha sbagliato Pi. Porca putt... Madonna! Ci abbiamo... Snake che tallona Skirrel. Ma vaffanculo! Se Tommy commette un piccolo errore, Snake lo incula. Così proprio. No, volante storto. Wow. Piccolo errore di Tommy che perde qualche decimo. Oh, non è rotta la sospensione con quel botto? No. Sì. Stranamente no. Che volante è storto, mannaggia. Abbiamo Drake a 3 secondi dal leader. C'è tempo.
Segue Raffaele con 4 secondi. Minchia, sta curva non la riesco a fare, Snake. Madonna, io non ce la faccio. Piero 10 secondi e Emilio si è perso. Oh oh oh, sono girato. Io l'ho tenuta. Mamma mia. Madonna, stavo prendo le gomme. Mamma mia. Bella però. Tentativo di sorpasso. Eccolo effettuato. Non so perché mi vedono una macchia rossa tra poco. So io la macchia rossa? No, vero? No, sono loro due. I due Ferrari. Vendono, fanno uno mondo uno, secondo me. Può fare ira. Tommy sta allungando. Colo senza ketchup. Drake sta a 3 secondi. Drake, viaggio. Non son buono, se te l'assetto vai. Mannaggia la miseria. Drake viaggia. Che cazzo vuol dire viaggia? Guarda, non è drappato, ho fatto. No! E Raffaele? E Raffaele gode. No, la ruota mi ha levato. Ma che animale. Pericolosissimo incidente. Sono incastrato. Drake, metti il triangolo. Metti il triangolo a 100 metri. Sono incastrato sulla duna, non scendo. Metti il triangolo a 100 metri. Ma perché guarda sempre un mezzilla? Ma adesso sai che lo scarzone è Gennaro, non vedi più. Adesso sai che lo scarzone è Gennaro. Appena arriva al traguardo ti mando il caro a tre. Oi, ma raccomando, giubbottino gol, Di proiettilo però. No, se non sto fermato. Attenzione. Però non è giusto che a me si spegne la macchina per quella frizione. Ma perché si suda la macchina? A me si spegne la macchina quando mi giro, se non ti rompo. Raffaele sta tallonando Tommy. E a pochi decimi di distanza. Tenterà un sorpasso in quale curva? Tutte curve, tanti. Anche sembra sbattere. No, non su di me. E ci fate tutte le botte? Scusate. Eccolo l'errore di Tommy. Non approfitta Raffaele, ma lo tallona. Ma che deve approfittare? Se gli approfitto gli vado addosso. Infatti. Ha perso parecchi decimi. Mamma, si è fatta la macchina, Pi? No. Sei andato a finire il muro dai box? Sì. Non lo so, è sempre così, ogni volta che esco sbatte col muro. C'è stato un test a coda di Carmine. La paura di prendere Tommaso. Tommy dalla è bloccato in mezzo all'erba, senza una ruota. Riuscirà a raggiungere la pit lane? Mai. Chi è Tommy che ha perso la gomma? Sì. Io la sospensione è rotta, ragazzi. Qui è sparato solo di non tamponarti tra poco. Tommaso. Questo momento, seconda posizione per Carmine. Lascia stare, Tommaso. Con 10 secondi. Posso fare? Con 10 secondi di Raffaele. Emilio, non mi stringere troppo, caro. Ok, grazie. A posto. Skirrel, io non faccio ormai 50 secondi. Gara compromessa, quella di. Una cosa assurda, non faccio meno di 1,47. 1,47 Gennaro ci prova? Si toccano. Chi è questo scarafaggio rosso? Dai, di nuovo. Chi è? Cosa è successo? Scassato di nuovo la macchina. Niente, Gennaro, contatto con Piero. Non riesco a girare, porca troia. Da girare solissimo. Bro, bello che non riesce a girare, fa girare a me. E io mi distruggo. Su assetto corso dobbiamo fare agronoscalata. Intanto Emilio tutto zitto è di nuovo sul podio. Grande Emilio. Sospensione rotta, mannaggia, al serpente.
Carminuccio si sta concentrando. Oh oh, piccolo lag. Sì. Andre, com'è il tempo di Carmine? Io ho rotto il radiatore. Carmine è a 10 secondi da te. No, com'è il tempo? Come gira? È nuvoloso. Alto, il tempo è nuvoloso da Carmine. Ancora. 1:47.671 è più veloce di te. È più veloce di 2 centesimi. Devo rientrare in box. Niente da fa'. No! No! Che problema tiene? Perde la concentrazione, perde anche una ruota. Gara compromessa per Carmine. Forse riesce a rientrare ai box, visto che l'incidente è avvenuto poco prima dell'ingresso. Mai succede, mai visto, mai vista cosa del genere. Macchina seriamente danneggiata. Occhio Emilio, occhio Emilio. Seguiamo questo avvenimento catastrofico. Tommaso è morto. Ci siamo quasi, pochi metri, ma ormai gara compromessa per Carminuccio. L'ingresso del box potrebbe giocarsi la terza posizione. Ma se ancora siamo al sesto giro, ragazzi. Infatti, mancano 13 giri. Carmine ha raggiunto il rifornimento, cambio gomme e poi riparazione. Io vi saluto. Bellissima, no. No, okay. Ci sono anche le 11. E niente, qua è tutto calmo. Piero va fuori pista. Eh sì, ho una sospensione un po' scastata. Vida. Niente, tutti belli distanti. Lo vedi? Lo vedi Tommaso come intelligente subito a setto corsa? No, subito. Non è vero. Sì, sì. Ti abbiamo chiamato, sì. Ma non ce l'ho aperto. No. Subito Tommy. E vi saluto, devo andare a letto. Si è fatto tardi. Devo andare a scuola. Io è finita. È finita la scuola. No, non ancora. Il 9 quando di finisce? Giugno. L'8, esatto. 8 il 9, quando finisce? L'8. 8 o 9, sabato prossimo. Ma gli altri sono andati box, non ho capito. Io non ancora, Chissà da quando invece andate box. Io sì, io non so sto avanti. Io avessi Natale. Sì, anche. Dovrei andare due volte. Io ci ho fatto cose, benzina e gomme, ne sei. Pure io ci ho fatto tutte cose, no, ma ci ho rotto da macchina. Sospensione rotta. Voglio in quanto giro la sospensione, ma quanto ce l'hai? Ah, 15. Ah, io questi bug ce la faccio, però. Non rientra, no, non metti la retro, no, metti la retro, no, no, no. Ma guarda, ma come ne fotti? Se vuoi finire il contrario, ti scuoli. Niente. Io l'ho detto. La mezza può fare, però. Com'è che se bug così? Io l'ho detto che si trovi al contrario. Troppo live. Ma scusate, ma la gara è tutta soleggiata? Sì. Sì. Quindi Emilio si trova costretto a spingere per staccare abbastanza Snake per fare il suo pit stop. Ormai le posizioni sono assegnate. Abbiamo devono ancora fare i pit. In prima posizione. Devono ancora fare i pit. Se ne va. Poi abbiamo Emilio in seconda ma a 30 secondi da Raffaele. Poi Snake ce l'ha a 1 minuto da Raffaele. Piero a 1 minuto e 2 secondi. Ormai le posizioni sono assegnate. Attenzione, forse si riaccende la lotta dietro. Giri completati 8 per tutti. Però Raffaele c'ha 2 secondi di penalità. Vabbè. Vado in box, raga. Non riesco a girare così. Come ti capisco? No, mi rompo il capo. Meglio girare indietro, ma gira bene, sinceramente. Vaffanculo. Però io quasi quasi ricambio pure le gomme.
Metti quelle da bagnare. Sì. Da. Che piove. Adesso è tutto soleggiato. Te lo fa apposta. Che amico. Ma allora? Lo bastardo in merda, non solo mi ha arruinato la cosa. Raffaele sta dominando in solitaria. Ti sono doppiando, è scemo. Ma piglio un culo stronzo. Che bel timonito. No, ma io voglio bene. Meno fra di scemo. Io no. Lo voglio bene. Io voglio bene come meno fra di scemo. Di scifo con tutto il corpo. Questi segni di affetto. Guarda che smogli. Ma quanto ritardo che lag c'hai, figo. Stasera c'è un ping, c'è un ping altissimo. Oh, ma vedo, c'è. No, dove ecco. È vero, sto passando muove le box. No, dove ecco, si trasparente, che si inutile, trasparente. Solo così può vengi, non è merda. Si vede che intanto Emilio mantiene il suo passo. Tranquillo, zitto zitto. Camino, magari non ci vedi che ti hanno squalificato. Sì, ma okay. Mi sono fatto squalificare, che meglio tutto qua. È possibile. Se baggo io che scendi in box troppo in mezzo per congiare la macchina, la macchina si chiama in due muri, si scassa da volo. E che cazzo, iniziamo a fare cedro marcia, quando non è nel box squalificato. Ma ne vedi come fanno chi là che con senza donna? Boh. Assetto corso, voglio un... urge assetto, proprio. Assetto corso tutta la vita proprio. Già, ma roba di cuore tra me e Raffaele sera troppo assai. E te allena. Un po' pago, pusciot. Maru. Allora sa d'allena. Tu sai che fa? Mi piglia proprio il pesce con mocca. Ti pigli il pollo a bocca. Bravo. Ok. Questo dopo Emilio bipperà tutto, ok? Vero? Cosa? No. Lascio stampa lì, corri. Ma dici? Resci mi danno. Porti pure. I punti Putin, non ti preoccupare. Ma sciogli sto team al più presto. Anch'io voglio cambiare team, per favore. Bravo. Aiuto. Perché quando mai un team tu tranquillo? Appunto! Voglio un team! Emilio, stai tranquillo. Ti adotto, Drago. Grazie, Emilio, stai buono. Ma c'è perso tutto di stack in Coppa Gennaro, veniva. E ci di box andavo, no. No, Coppa P, che è un terzo. Hai 30 secondi, vai. Ah, oh, tolte 4 state gareggiando, ok. Sì, 4. Nessuno si appresta ancora a fare il pit stop. Io ne ho fatti 2, basta. Tu fa niente. Attenzione, Emilio rientra. La numero 37 box. Mette liscio direttamente, non lo faccio scegliere is. No, così no. Io due ruote chiedate le metto. Sì, tanto, solo. È solo sole. Che fa quello con la paletta? Vi saluto. Ciao. Ciao Tommy. Ciao Tommy. Buonanotte. Notte. Perché c'è uno con la paletta di fianco al muro? Questo è di paletta, amico. Bang! Anche a me lo fa ogni volta. A me è casa, chiave in due muri che me lo fa un lo aro. Ci ha la posizione con Papi, mannaggia. Ma prima ero di box. Pede no, ancora andato, nel box. È già andato in box, andato. Però c'è un ammortizzatore scassato. Ah, okay. Ma pure io tengo avanti rotto ora. Come adesso? È perché si è rotto, si è sbattuto là dentro. Ma come? No, non tu conto, Danno, vediamo qua, esci. Quanto lo do? No, lo tengo, uno. Uno? Vabbò, uno. Orefice box intanto.
Drago, ma se io non voglio più vedere il server, come devo fare? Niente, devi solo uscire dal server. Ah, ok. Sì, ma c'è sì, devi uscire. Volevo avere i tempi, ma non... Ah, qua tempi, ok. Riparazione, mamma mia. Degli anni. Perché stavo in D-Box, era per... Sì, sì, entrato su. Attenzione, Piero. Oh. Si porta sotto. Ma io, ma rossa a Gennaro, non vedo più. Minuto e una. Qua Gennaro. Sarà a picchiare il tecnico. Il meccanico. Gennaro 57 secondi. Che mo te faccio passare io, frate? Oh. Tanto alla fine mi emoziono e sbatto. Ah, ma ha riparato pure volante, visto? Piero, 7 secondi. Emilios, staccato da Piero a 14, appena uscito dai box. 20 secondi dal primo. Gennaro. Ma io ho 12 litri, ce la faccio secondo voi? Sì. 12 litri significa 12... 12 giri, 12 giri. Ah, un litro a giro. Sì, può pure me. Poco meno. Ecco che ho sbagliato. Però la tiene. Non perde tanto. Fa recuperare 4 secondi a Emilio. L'ho fatto apposta. Generoso. Dai, per dare un po' ha regalato di... 4 secondi. Un po' di brio. Voglio rivedere la gara di fuori, Esatto, vogliono rifare il duello finale. Magari cambiando l'ordine di arrivo. Orefice, drifta. Il muro. Piero, il muri. Non li prendo, tranquillo. E Orefice fuori dalla prima curva, sempre, con due ruote. Le sporca un po' per driftare, eccolo lì. Freno a mano. Intanto 8 Emilio. Giri al termine. Intanto Emilio rosicchia un altro secondino. Io ho un setup standard comunque, pure io siamo in due, vai tranquillo. Vera pata di Raffaele. Vera da spettacolo al pubblico. Che ha fatto, si è rapato? Niente, c'è sei emozionato. Però Raffaele c'è più culo che anima c'hai. Che cazzo. Ma sta facendo un secondo e 9 sotto al mio giro migliore. Tempi. Allora. Girano molto alti. Giro veloce l'ha fatto Snake in 1.45, 9 e 23. Seguito da Raffaele in 1.47. Poi c'è Piero in 1.48 e Emilio in 1.49. L'ultimo giro, il più veloce è stato
Sempre lui. 1.48 Snake. Emilio che gira in 1.51, Piero in 1.49, Raffaele 1.57. Emilio si perde un po' via. Si fa rifilare 2 secondi da Piero. Ma non si può scegliere che vedo tutti senza che scelgo io chi vedere? No. No. Salve ragazzi. Devi selezionarlo uno alla volta. No, ragazzi. Le visuali puoi cambiarle in automatico. Sì, quello ho visto. Come sta andando gara 2? Malissimo, sono come, in 4. Già hai finito? Sì. Cazzo, veloce. Mi piace la questa. Giovani bruciati. Adesso vi metto a guardarvi. Spettacolare. Matteo, come stai andando, Matteo? Non c'è Matteo, non c'è Matteo. Perché non ci sta? Ma che andava il qua? Si è schiantato. Testa coda. No, no, perfetto. Manco partito proprio. E Skirren? Si è schiantato e uscire, se n'è andato a letto. Ma quanti state girando? In 5? In 4. In 4. Minchia, che gara emozionante. Un bot. Chi è primo? Raffaele. Sì, ma c'ha più culo che anima. Cioè, vedi che c'ha più culo che anima, non manco finito a dire, vedi? Va bene. Andrea, ogni volta che tu parli, gira. Parla, bel discorso, raccontagli una barzelletta. Come quell'altra volta che disse, vabbè, ma adesso si fritta il computer. Guarda, ma è impossibile. Sono frizzato il computer. Ma tu pensi che c'è sta Emilio ogni volta che si mette su una caghetar. Cara linea deve duccio. Sempre. Ma mi è nominato, ma già girato. Ma ecco. Io non mi parlo di rispondimento. Niente. Dov'era? È sceso dalla collina. Attenzione, Gennaro. 20 secondi da Emilio. Troppi, perché mancano pochi giri, 5 giri dal termine. E Raffaele conduce in testa alla gara in solitaria. Non si è girato, non prende il muro. E che cazzo. Era appunto al muro, gliel'avrei dato. No, ma serio, ogni volta che su parlo di un giro. Occhio al muro. Drake guardava come derapavo, no? Facevo drift cose. E lui. Vai in di drift! Mi sono girato a 360 qua. Raffaele 1.48 e 6. Fumata bianca. Quella è. Abbiamo il Papa. Euro 49 e 2 per Piero. Attenzione Emilio, forse ha perso un po' di concentrazione. Piero è secondo. Sta rallentando. Mappa tempi. Vediamo un po' la situazione. No, 11 secondi da Raffaele. Oyogui. ci prova. Tra poco Raffaele fa cadere qualche istante. Non spingere Piero, tanto non lo recuperi più. L'hai buffato con le toste. No. Ma chi si mazzoni? No, hanno messo lo striscio. Ora spunta sua moglie e dice sì, prendiamola da Ford. E sbatte. Ivan Capelli e Mazzoni.
Vediamo la situazione. Gennaro in solitaria. Yes. Orefice 1.46 e 2. Giusto per rispondere ad Andrea L sul gufate. Domanda, ma con che macchina sta girando? BMW. Ah, ecco. GT3. GT3, sì, sì. Secondo me GT3 su questa pista è impossibile. Oh, che tiri giù i rosari, lascia stare. Bravo. Con calendario in mano, stai. Ah, voglia, a voi. Scende pure Gesù Cristo della croce. Ah, certo. Sicuro, però. Questa vega è ciutto, bella con un bello SUV. F-150 era. Dunque so. Potremmo farla col pick-up. Sto a preparando il torre, piano piano. Ma ci ho fatto già la fotografia, Rini. Come fa, forse? Emozionato. Però c'è un racing con questa pista 47 e tu la Duke so. Mamma mia, al Fiat, sai che fumata nera come ha detto? Appunto, da boffi fumo, fa un po'. A Sapri ho letto una 147 che ha visto quando accelerava, facevo un rumore proprio da tubino. Era troppo bello, però. Bello. Tremava proprio poffo. Non so, c'è una bella carica, comunque... carica, sì. Era con madre nera, tu già non la mai. Era nera. Mm. Cerchi in lega nera, era proprio bella, però. Cioè, sono messo. No, che luce se maglia ne tiene tu là. A me sono più colori i cerchi, Sì, te ne platto di plastica. Quazzo. I platto di plastica. Capo, mi volta come sono fatti e neri. La gara sta giungendo al termine, mancano poco più di due giri tra un dissing e l'altro. Raffaele ha compiuto già il 18° giro senza sfondare la macchina. Dan! Che culo. Emilio ha scalato troppo velocemente due marce. Sei calmo. È morta tutto. Dai, calmo. Ancora tre giri di concentrazione. Piero è attaccato alla seconda posizione e non la molla. Non sta commettendo errori. Mamma mia. Raffaele. Oddio, ma cioè, ma se vi girano, ci fa altro contro il senso. Mannaggia, ma Gesù. Andrea, ma Raffaele non deve fare un altro pit stop? No, no, perché? Se non lo fa, non c'è mica problema. Perché come ha fatto la bella gara prima, la seconda gara deve fare due pit stop. Io non avrei questa regola. Non è, sì, non le lette le clausole piccole? Sì, ma la prima gara ci ha fatto schifo. Tempi, fammi vedere. Facciuso. Non ha importanza. 17 secondi di vantaggio già. Minchia, stavo sbattendo. Secondi di vantaggio, cioè, adesso cazzo, hai perso troppo caldo c'è oggi. Diciannovesimo giro per Raffaele, siamo addirittura d'arrivo. No, si deve fermare a prendere il pane. Prendi un caffè, Raffaele, cappuccino, un caffè, un cornetto. Sta dieta, non può fare dopo, no. Si ingrassa. Ma tu sai, ma ci ho mangiato, cioè volevo mangiare una pizza oggi, non ce l'ho fatta, ma ho mangiato one. Anyway. Io mi mangiavo pure la fetta di mia moglie. Oggi ce l'ho fatta. È la vecchiaia. È la vecchiaia. Vecchiaia. No, è il caldo, tranquilli. Lui che ti sostiene sempre, visto.
Poi non so parli vecchia, insomma. Piero parla per esperienza. No, io parlo per esperienza del mio gatto. Siccome sta mangiando poco, vuol dire che c'è caldo. Quello è un porco, non è un gatto. Raffaele Maiotto. Ho capito. Lo usi per misurare la temperatura. C'hai un termometro, non c'è. Oh, no. Raffaele Umicio, no, metto no. Raffaele Umicio. 19° giro, eccolo il 29°, pochi metri al traguardo. 20° giro in questo momento per Raffaele, in tutta solitaria, in testa alla gara. Che bella sta tuta, Raffaele. Sì, è giusto. Però Andrea, mi devi perdonare, guarda un attimino anche le ultime posizioni, non sempre la prima, sempre una cosa, dici. Fatto sì, in posizioni. Ci sta. Chi ci abbiamo in ultima posizione? Ci abbiamo Snake, ma a un minuto da Raffaele. Dieci secondi da Emilio. Non so 50 secondi, ma ci ho mangiato. Emilio terzo. Sta per quasi per tagliare il traguardo. L'ultima curva prima del rettilineo dei box. Esce in piena accelerazione, sfruttando tutta la potenza della macchina per mettersi sul rettilineo. E in questo momento è sulla griglia e taglia il traguardo segnando il 20° giro. Piaciato Andrea. Vai che manca ancora un giro, tranquillo. Piero, tranquillo, sei secondo, non c'è nessuno dietro. Io comunque direi che Raffaele ha fatto 1:45.9. Alzo le mani al penultimo giro. Ultime curve per Raffaele. Penultima curva, siamo sul rettilineo prima dell'ingresso dei box. Eccolo alla frenata, staccatona per immettersi nel tornante. Occhio alle gomme, derapata, occhio ai muri, occhio controllata, muretto sfiorato, che cazzo di culo. Ed eccolo qui che taglia il traguardo. Gara finita. Mi ha perso Mangaro. Ma gli è ricomparso. Io ho visto che gli volava e poi gli è tornato. Ecco l'ultima curva di Piero. Cosa sta facendo? 100 metri, 50 metri, frenatona, tornante. Eccolo che va a sbattere contro il muro. No, larghissimo. Lo è di no. Ce lo darà. Gara terminata. Terza posizione. Ma sta macchina non slitta neanche lì. Emilio si trova all'ultima curva. 100 metri, 50 metri, frenatona. Ecco anche per lui il tornante. Mi ha cambiato la prima. Molto soft come curva. Due terzi posti. Vai, sei l'ultimo che ha già fatto. Io. Gara terminata. Che fa? Ha già tagliato tutta curva. Pelo, vai. Pelo e contropelo. Gara finita. Siete destinati al replay. Non classificato. Salva il replay. Ok. Bah.